Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. È la fine. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite una cantante, Silvia Meritano. E a questo punto, la prima domanda viene spontanea. Se dovessi descrivere, per chi non ti conosce, come la descriveresti Silvia? E soprattutto perché questo nome Silvia con questa Y? Allora, Silvia è una studentessa innanzitutto, prossima alla laurea, piena di sogni, con questa grande passione che è la musica, e cerca di esprimere cosa dentro tramite i suoi brani. Silvia con la Y, perché allora in realtà confondono sempre me e mia mamma, nel senso mia mamma si chiama Chiara, chiamano me Chiara e mia mamma Silvia. Allora ho detto proviamo a metterci la Y, così magari questa volta se la ricorderanno di più che mi chiamo Silvia con la Y. A questo punto parliamo dell'ultimo brano che hai presentato, Non dipendi. Come Esatto. nasce questo brano? Poi ci sono più persone sotto questo brano in realtà. Quando nasce l'idea di fartelo poi cantare questo brano? Allora, in realtà questo brano è nato in studio, come nascono la maggior parte dei brani. Sono arrivati gli autori, me l'hanno fatto sentire e io mi sono sentita descritta. Ho detto questo brano mi descrive al 100% e allora abbiamo detto no, bisogna assolutamente cantarlo, anche perché in realtà si collega molto al brano precedente, Viva la Noia. Trattano tutte e due tematiche secondo me molto importanti, che è quella del credere in se stessi, di essere se stessi al massimo i livelli. Allora, quando l'ho sentita, ho detto, è mia. E, no, guarda, a questo punto io invece la domanda la faccio un po' diversamente. Se questo brano non è in questo caso un brano dance, se dovessi ti si presentasse e lo fai in versione in un altro genere, come lo canteresti in quel momento? Un swing, una ballad, un altro ritmo, come lo canteresti? Lo stesso modo oppure daresti un'intonazione molto diversa da lo stile che tu utilizzi spesso? Bella domanda, una domanda diversa che non mi è capitata spesso, quindi ti ringrazio, ma me la immaginerei in versione voce pianoforte, molto sempre decisa, ma sempre molto dolce. E abbiamo visto anche un videoclip, oltre che una copertina del singolo, chi è venuto in mente questa copertina in bianco e nero, che poi rispecchia un pochettino l'andamento del video, un po' retro, ma nello Sì, stesso tempo con stile moderno. ma allora in realtà è venuto insieme a me e alle mie collaboratrici questa idea di farlo in bianco, cioè in realtà siamo partite totalmente con un'altra idea, doveva essere stile Barbie. Ho detto ma sì, dai, facciamolo in questo stile. Poi guardando le riprese come veniva, mi hanno detto no, qua dobbiamo farlo anni 50 e la foto del... Già, per Viva la Noia, Benvenuti a una nuova puntata. In realtà ci siamo fermati. Abbiamo cambiato tempo. Siamo saltati nel tempo. Io non sono più vestito come ero prima. Tu non sei più nello stesso posto. Cioè, abbiamo saltato il tempo, siamo saltati. Tatti. Abbiamo iniziato con poi molto vestito in modo diverso, avevi una pianta dietro, hanno rubato la pianta, abbiamo rubato la pianta, ma io sono vestito in modo diverso, ho fatto anche la barba. No, non è possibile. A questo punto riprendiamo perché ci siamo persi qualcosa nel tempo e nello spazio. Abbiamo navigato. È come il video che abbiamo fatto gli anni 50, adesso abbiamo Siamo fatto un salto ritornati temporale. nel salto temporale, siamo nel futuro, siamo nel passato, chi lo sa? A questo punto
Io ti avevo chiesto la copertina, questa copertina in bianco e nero, questo video in bianco e nero, come nasce, da chi nasce l'idea? A questo punto la recupero. Sì, allora in realtà con il mio team, man mano che facciamo tutto il lavoro, andiamo a rivedere un pochettino tutte le scene. E inizialmente le prime scene che abbiamo girato sono quelle con il fondale e con le tendine. Rivedendo queste scene ci siamo rese conto che stava prendendo la piega degli anni 50, molto retro. Allora da lì abbiamo detto: no, no, ma aspetta, facciamolo in bianco e nero. E poi all'inizio doveva esserci in realtà una parte a colori e una parte in bianco e nero. E poi io vedendolo abbiamo detto: no, 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 qua bianco e nero. E invece l'emozione cantare dal vivo, le sensazioni che provi, quando qui davanti c'è un pubblico, in realtà a volte capita che non lo vedi il pubblico, però senti quell'energia che sale, che tu poi ritrasmetti con le tue canzoni. Quale sensazione provi in quel momento? Che sensazioni provi? Le sensazioni sono tante, 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 a volte anche contrastanti, perché magari subito c'è la paura di salire sul palco, però hai anche voglia di salire sul palco, perché dici: ah, lì sono a casa. Ed è molto, molto bello quando vedi il pubblico che si emoziona. Secondo me, in quel momento lì, per un artista, non c'è cosa più bella. Secondo me, l'emozione vale più di 1.000 applausi. Vuol dire proprio che sei entrato nel cuore e nell'anima di quella persona. Invece poi scendendo sotto il palco incontri un pochettino di persone, oltre che chiederti selfie, perché sono bellissima ragazza, quindi ti chiedono il selfie, ti chiedono l'autografo, ma quando vedi i loro occhi che esprimono quella gioia che in quel momento loro erano lì solo per te, ascoltare te, e a quel punto ti accorgi che sei riuscita a toccare quelle corde e renderle felici, qual è la tua sensazione a quel momento? Di toccare il cielo con un dito. È una sensazione impagabile. Lì ti fa proprio capire e ti dà ancora più lo sprint di salire su quel palco per arrivare alle persone. E c'è qualche artista in cui involontariamente, poi soprattutto passando da sotto il palco come fan, perché cioè, nasciamo tutti un po' come fan di un artista, Assolutamente. a essere sopra il palco, ad avere del pubblico che ti ascolta a te, qual è la tua sensazione, le tue emozioni nella due differenti vesti? È difficile come domanda, eh? È astratta come sensazione quasi, perché a parte che mi piace un sacco andare ai concerti. Sono proprio la classica che canta, balla tutto il concerto, poverini quelli che mi stanno dietro perché salto, ballo. E la stessa cosa la provo anche un po' sul palco, quindi è divertente e allo stesso punto ti dà una carica, ti carica, ti carica. Ci sono artisti a cui ti sei un po' ispirato, comunque hai saputo cogliere quei particolari che poi hai fatto tuo, non è, diciamo, rubato, ma hai assimilato un pochettino nel tuo modo che poi ti hanno anche permesso di crescere? Sì, una di queste è Céline Dion. L'ho solo sparata grossa, però per me Céline Dion è sempre stata l'emblema dell'eleganza sul palco. Io a lei mi sono ispirata veramente tanto perché per me è il top. Lei, Whitney Houston, sono veramente l'eleganza sul palco. Nei testi si è prolissa oppure questo non mi ricordo perché nello spazio nel tempo ci siamo un po' confusi, ma nell'utilizzo dei testi se preferisci essere un po' più stile inglese dove la musicalità dell'inglese è un pochino più musicale, più sintetica, più ermetica, oppure si è come nell'italiano un po' più prolissa, un po' più longeva nel descrivere in fondo la canzone è un film. Assolutamente, mi prende da come nasce il brano. Ti faccio subito un esempio. Il mio primo brano che è uscito è Tra sogno e realtà, classica canzone italiana.
Non dipendi, è un brano dalle sonorità pop dance, quindi un po' più, possiamo dire un po' più un'americanata anche come arrangiamento. Ma ti senti un po' più reale o un po' più, tu appunto la citando quella canzone che hai detto, ti senti un po' l'uno o l'altra? Ah, il sogno. Vivere un sogno è sempre bello. A volte c'è anche un po' Assolutamente. bisogna un po' metterci un po' di realtà dentro perché poi la gente comprende. Assolutamente, però se non si sogna non si va da nessuna parte, cioè ci vuole sempre un po' di sogno. Poi bisogna richiamarsi anche un po' alla realtà, però il sogno ci deve essere. Su palco sei animata oppure riesci un pochettino un po' più statica, oppure pagheggi, giri come tante altre tue colleghe che sul palco non sono più che, diciamo, tarantolate. Dipende dalla canzone, dipende dal testo della canzone, dalla musica come mi trasporta. Cioè, magari il pezzo dove cammino, mi muovo sul palco, magari c'è la canzone più statica. Se potessi saltare, visto che abbiamo parlato tanto saltare il tempo, perché siamo saltati nel tempo, se potessi salire su un palco insieme a un artista, oppure suonare tu accanto all'artista, con quale artista ti piacerebbe suonare o cantare? Freddie Mercury. Se Freddie Mercury, il Queen, quindi parliamo degli anni 80, fine anni Sì, 80. io sono cresciuta con loro. Da piccolina andavo a rubare i vinili a mio papà e mio papà era un grande ascoltatore di musica ed era un suo grandissimo fan. Quindi assolutamente con loro. L'ho visti in live adesso negli ultimi anni, ovviamente, cosa è rimasto dei Queen? Però stare lì sul palco con loro piacerebbe un sacco. A questo punto, progetti futuri, oltre a promuovere chiaramente il singolo, ci sono momenti live che sono già programmati? Ci sono delle novità, però per questo vi tengo ancora un po' sulle spine. Sì, vi tengo un po' in suspense, però vi consiglio di seguirmi sui miei social così almeno appena potrò svelarvi i miei segreti potrete essere aggiornati. A questo punto, noi intanto ti ringraziamo. Con Grazie a te. questa lunghissima intervista iniziata secoli fa e terminata oggi, e ci mancano due cose fondamentali. Allora, gli indirizzi dove poterti raggiungere, poterti ascoltare e poterti ammirare, e i saluti finali. Allora, mi trovate su tutte le piattaforme come Silvia Meritano, mi raccomando, Silvia con la Y. I saluti finali. Ok, allora, grazie mille per questo appuntamento, per questa bellissima chiacchierata. Spero di incontrarvi di nuovo presto. Grazie mille a te, Pietro, per questa bellissima intervista e chissà, magari ci rivediamo o nel futuro o di nuovo nel passato. Dandoci appuntamento in un futuro o in un passato in bianco e nero, torneremo anche con Dick Tracy, tutti in bianco e nero, o Sun City. A questo punto ci salutiamo qui. Studio 7 TV e Sport Piciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della